Fede e politica. Un tema che ormai da tempo vede confrontarsi esponenti politici e religiosi di tutto il mondo. Un confronto che si ripresenta sempre più spesso sui tavoli dei governi e dei parlamenti di tutto il mondo. In tale senso, quello su cui da sempre ci si interroga è come condividere il Vangelo con coloro che operano in politica. Sono diversi gli ambiti in cui la testimonianza cristiana sta lavorando per fare breccia, con l'aiuto dello Spirito Santo, tra le faide lapidarie di una società sempre più in declino, complice anche l'ateismo dilagante ed il relativismo. Anche per questo negli ultimi anni i cristiani di tutto il mondo stanno avvertendo la necessità di portare il messaggio del Vangelo anche all'interno delle istituzioni, lì dove i governi legiferano per le nazioni. In un mondo nel quale la politica deve fronteggiare la crisi economica, sociale, la criminalità e le guerre, la povertà e le ingiustizie, ci si chiede come si possa trovare una soluzione senza rifarsi alla guida di Dio. Così nel 2009 è nato Parlamento e Fe, un movimento cristiano nato con un obiettivo ben chiaro: portare il messaggio di salvezza in Cristo Gesù, il Signore, nel mondo della politica. A tale scopo, ogni anno, in diverse parti del mondo, vengono organizzati seminari, conferenze, dibattiti e riunioni di edificazione su questo tema. E quest'anno il maggiore dei convegni si è tenuto a Gerusalemme dal 4 al 6 settembre. Un evento questo che ha visto la partecipazione di delegati di tutto il mondo che si riconoscono negli ideali cristiani e che intendono portare sul tavolo del dibattito internazionale il tema del cristianesimo nelle istituzioni. Gerusalemme, da sempre il centro delle tre grandi religioni monoteiste, è stata ripresentata in questa occasione quale polo mondiale del cristianesimo. Il dibattito si è concentrato su diversi temi che da sempre interessano le istituzioni e i movimenti cristiani, come la famiglia, l'opera di Dio nelle nazioni, l'economia, l'immigrazione e l'annuncio del messaggio di salvezza. Ed anche se in merito, da sempre, si susseguono idee e posizioni differenti, espressione di sensibilità mutevoli nel tempo, ciò che è certo è che bisogna vivere il grande mandato in maniera personale, coerente e costante, non demandando alle istituzioni il ruolo che è della Chiesa di Cristo. A ciò però si aggiunge il desiderio di vedere l'opera di Dio anche tra i governanti, vivendo, tra le altre, anche l'esortazione di Paolo a Timoteo. Ti raccomando, dunque, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla, con tutta pietà e dignità. 1 Timoteo, capitolo 2, versetti 1 e 2.